Per il weekend del 7-8 maggio con Voler Bene all'Italia, l'iniziativa di Legambiente in collaborazione con Enel Green Power finalizzata a valorizzare le eccellenze e i tesori dei piccoli comuni. Anche quest'anno, per l'ottava edizione, la festa sarà sostenuta da un vasto comitato promotore, composto da oltre 50 sigle, dall'ANCI all'UNACEM, dalla Coldiretti alle ACLI e con il patrocinio di molti ministeri e, non ultima, l'adesione del Presidente della Repubblica che, per la prima volta, ha coniato una targa di riconoscimento per l'evento. Obiettivo: valorizzare e celebrare le risorse dei piccoli borghi, i tesori e i talenti nascosti, ma anche la loro capacità di innovazione e di sviluppo. Il premio Angelo Vassallo. Noi Angelo Vassallo, il sindaco di Ippolito, è una persona molto vicina all'ambiente, il premio del sindaco della bella politica, quindi abbiamo voluto seguire il nome del sindaco prestatore, che è stato ucciso il 5 settembre del 2015 e che molti hanno dimenticato. Le nostre istituzioni, perché il giorno fa parlando con altri giorni siamo passati dalla Morena, che si volte a pensare. Considerare il piccolo comune una risorsa non sia soltanto uno slogan, o non debba limitarsi a essere soltanto uno slogan, può diventare un obiettivo di medio termine attraverso il quale riqualificare. Non solo il piccolo comune della Puglia del Tempione, un comune che viene già nel circuito delle politiche dell'Italia. Direi che lo spiego prima di arrivare al cuore, vogliamo un paio di titoli. Il primo va al Presidente della Repubblica, quest'anno questa. Assessore Godelli, l'Italia è un paese caratterizzato, l'abbiamo visto oggi, la presenza di moltissimi comuni con meno di 5.000 abitanti, la Puglia anche in particolare. In che modo questi comuni possono evitare il rischio di scomparire e diventare un vero modello di sviluppo turistico e territoriale, come ha detto lei in conferenza? È proprio una grande caratteristica del territorio nazionale, ma anche di quello pugliese, questa diffusa presenza di insediamenti comunali di antichissima ascendenza, che sono un po' i custodi e i rappresentanti di una tradizione secolare, spesso addirittura millenaria, e che dialogano direttamente con la storia, con la cultura, col paesaggio, con la natura, con le possibilità di un modello di sviluppo sostenibile all'interno del quale si abbia una visione culturale di una possibilità nuova di vivere la realtà quotidiana del nostro paese e delle sue comunità. I piccoli comuni fanno economia, fanno energie rinnovabili, fanno turismo, fanno tendenza, e questo è un aspetto che la nostra regione ha recepito e condiviso, soprattutto in materia energetica, in materia turistica e in materia culturale. L'approvazione di questo decreto può rappresentare anche un passo avanti verso questa direzione. Qual è l'obiettivo proprio della regione nello sviluppo, in questo senso, degli obiettivi iniziali? Ma dobbiamo soprattutto garantire dei servizi ai piccoli comuni. Tra i servizi, due principali sono la viabilità e l'accesso alla banda larga, cioè la possibilità materiale di arrivo e quella virtuale di comunicazione. Sulla banda larga stiamo già lavorando, ci sono delle risorse finanziarie per consentire a molti piccoli comuni e zone appenniniche soprattutto l'accessibilità per quello che riguarda la rete viaria. L'assessorato ai trasporti sta sviluppando una proposta, per quello che riguarda il turismo ce ne sono moltissime, sulle energie rinnovabili la Puglia è leader in Italia.
Presidente Tarantini, quest'anno l'ottava edizione di Voler Bene all'Italia si colloca all'interno delle festività per i 150 anni dell'Unità d'Italia e dell'approvazione di questo decreto, quindi due motivi in più per festeggiare. Ci vuoi parlare di quali saranno i programmi per quest'anno e qualche linea guida per questo nuovo decreto? Sì, in Puglia quest'anno abbiamo organizzato due eventi centrali, uno nel Salento e l'altro sul Gargano. Sul Gargano a Pietramonte Corvino, che sarà la capitale di Voler Bene all'Italia dell'edizione 2011, invece nel Salento domenica 8 maggio. Pietramonte Corvino ha organizzato una settimana identitaria, una 10 giorni proprio dedicata alla cultura, alla valorizzazione del suo patrimonio storico, culturale, artistico e gastronomico. Nel Salento invece sabato 7 si svolgeranno le iniziative a Uggiano la Chiesa vicino Otranto. I comuni, comunque 87 comuni pugliesi, si vestiranno a festa per valorizzare, per mettere in mostra i loro tesori, e quasi tutti hanno organizzato mostre, degustazioni, visite guidate, convegni, e di questo noi siamo contenti. Quest'anno c'è un motivo in più per festeggiare, perché finalmente dal 2001 nel 2001 per la prima volta è stata presentata questa legge sui piccoli comuni, che serve a valorizzarli, ad incentivarli, a renderli competitivi, perché se no rischiano lo spopolamento e il declino. E finalmente in questa legislatura, dopo ben 10 anni, questa legge è stata approvata dal primo ramo del Parlamento e quindi dalla Camera, e quindi aspettiamo l'approvazione anche al Senato. Sicuramente questa legge, per come è costruita, rende competitivi questi territori, e quindi per combattere il declino e lo spopolamento, a partire dall'incentivo della banda larga, delle infrastrutture, dei servizi essenziali, perché questi piccoli comuni sono esempio di buon governo, di sviluppo sostenibile. In questi piccoli comuni si sviluppano le fonti rinnovabili, in questi piccoli comuni c'è un'alta percentuale di raccolta differenziata. Per esempio in Puglia i comuni a più alta percentuale di raccolta differenziata sono Monteparano, Candela, che sono tutti piccoli comuni al di sotto di 5.000 abitanti. E quindi però questi piccoli comuni vivono una situazione di disagio, perché molto spesso vengono meno alcuni servizi essenziali, quali l'istruzione. Molte scuole nei piccoli comuni, ricordiamo, hanno chiuso perché ci sono stati gli accorpamenti dirigenziali, chiudono gli uffici postali, chiudono le attività commerciali, a volte mancano molto spesso, quasi sempre, i presidi sanitari. Quindi speriamo che con questa legge, che deve essere approvata al Senato, questi territori siano resi più competenti, perché rappresentano il nostro futuro. In questa edizione verrà presentata anche l'istituzione di un importante premio, ce ne vuoi parlare? La novità di questa edizione è viene presentato e assegnato il premio Angelo Vassallo, il sindaco, in ricordo del sindaco pescatore di Pollica, un sindaco che ha lavorato molto nel suo territorio per le generazioni future, e non sicuramente per un ritorno di voti o per essere rieletto, puntando su politiche innovative e sostenibili. E noi abbiamo un sindaco, tra l'altro, molto vicino alla Lega Ambiente, e che è stato ucciso il 5 settembre del 2010, e noi abbiamo istituito un premio che assegneremo al sindaco che meglio ha raccolto la sua eredità. In questo caso è stato assegnato al sindaco di Burgio, in provincia di Agrigento, e sarà assegnato dal Presidente della Repubblica domenica 8 maggio a Pollica, dove si svolgerà l'evento nazionale di Voler Bene all'Italia.